Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, video dei prodotti smaltiti degli ultimi credo 4-5 mesi. Ho avuto un po' di difficoltà nella programmazione dei video, come vi ho detto un po' di tempo fa, per il fatto del lavoro con i turni non mi riesco bene a organizzare. Poi sapete che durante l'inverno non ho ben possesso dei miei spazi notturni, diciamo così, quindi ho difficoltà a fare i video make up, che io non chiamo così, e c'è outfit, perché mia nonna, sapete che mia nonna vive con noi durante l'inverno, quindi ho un po' di difficoltà per quei tipi di video. Questa tipologia di video, che di solito cerco di registrarla a inizio del mese, poi appena ho opportunità la lavoro e la carico. Ogni inizio del mese degli ultimi 4-5 mesi, o per una cosa o per un'altra, è saltata. Quindi ora mi sono seduta e ho controllato quanti più o meno prodotti avevo smaltiti ed è uscito. Due buste di Kiko piene. Iniziamo perché alcune cose sono già state recensite nel canale, quindi giù nell'info box accanto al nome preciso, perché comunque giù vi lascio l'elenco dei prodotti che vi sto per mostrare, accanto vi metterò il link del video di recensione al minutaggio esatto. Quindi se volete sentire una recensione un po' più approfondita di quel prodotto, basta cliccarci su e mettere il minutaggio esatto. Dei prodotti di cui non vi ho mai parlato vi lascerò giusto qualche indicazione. Ok, iniziamo con questa acqua rosa che dopo andrò a buttare visto che ho l'altra. Allora, qui vedo una montagna di salviette struccanti. Allora, sono quattro della Fleur de Céril, 25 salviette struccanti con acqua di fior d'arancio. Salviettine struccanti con acqua di fior d'arancio. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Nulla, di queste ne sono quattro. Normalmente le trovo abbastanza impregnate di prodotto, non fastidiose agli occhi, non bruciano, mi piacciono, sono anche abbastanza grandi. Poi un'altra della Laurella, salviette struccanti viso, occhi e labbra no parabeni, tessuto anito d'apri elasticizzato con effetto cutaneo massaggiante, rimuove anche il trucco vuoto e puff, qua ci metterei un punto interrogativo o esclamativo. Micella multivitaminica antiradicali con provitamina B5, vitamina E per tutti i tipi di pelle, anche sensibile, anche per occhi sensibili, estratto di camomilla, olio di mandorle dolce, vitamina B, provitamina B5 e vitamina E. Questa ce n'erano 20. Queste le ho trovate molto più idratanti rispetto a queste altre, però rimuovono abbastanza bene il trucco. Ho un pochino di difficoltà sul mascara che sto usando ora, che è quello di Catrice. Vi lascio il link alla recensione di quel mascara, perché è un mascara abbastanza strong e non tutti le salviettine riescono a eliminare tutto il prodotto. Poi ho finito una confezione della mia crema antiviso, che sto usando un'altra confezione in questo momento, della Botanica Naturalmente crema viso Revitalize, antietà, pelle luminosa e compatta. Mi piace molto, ne ho comprata già un'altra confezione. Poi ho finito della Cielo Alto una lozione schiarente, fiori di camomilla e miele, capelli biondi, naturali o con mesh, castani chiari e naturali. Allora, questo è un prodotto che ho comprato un po' di tempo fa, è da 150 ml, è una delicata lozione spray con graduale potere schiarente, ideale per capelli biondi, naturali o con mesh e castani chiari naturali. Schiarisce dolcemente i capelli contrastando l'opacità del biondo fino a ottenere riflessi biondo dorati come quelli di esposizione solare. La sua azione graduale permette di verificare e scegliere la tonalità di biondo desiderato, sia per chi desidera schiarire uniformemente i capelli sia per ottenere mesh localizzate. Allora, per amplificare l'effetto lucentezza si consiglia di utilizzare lo shampoo e la bella crema.
Prima dell'applicazione leggere, contiene acqua ossigenata, grazie, altrimenti non ti schiarisce. Utilizzare guanti adeguati, evitare il contatto con gli occhi proteggendoli durante l'applicazione. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Hai capito, Emily? Non può stare vicino a te. Poi da non usare su ciglia e sopracciglia, non fare uso diverso da quello indicato. Agitare prima dell'uso, coprire le spalle con un asciugamano, vaporizzare su tutta la capigliatura lavata e tamponata oppure solo alcune ciocche se si desidera un effetto mesh. Pettinare e procedere all'asciugatura come d'abitudine, considerando il fatto che l'asciugatura al phon accentua la schiaritura. I primi risultati saranno visibili dopo le prime 3-4 applicazioni a seconda del colore di partenza. Si consiglia di applicare ogni 2-3 giorni, non applicare sui capelli scuri colorati, conservare in un luogo fresco. Allora, io ho utilizzato, questa è la seconda confezione di questo prodotto che utilizzo negli anni. Mi ero dimenticata che non mi piaceva. È un prodotto che all'interno ha... allora, funzionare funziona. Questo è un po' storto, scusatemi un attimo. Allora, a funzionare funziona, nel senso che effettivamente mi schiarisce molto l'attaccatura dei capelli che d'inverno mi si scurisce, soltanto che lascia i capelli con una patina come se fossero sporchi e quindi tante volte mi sento come se avessi ancora lo shampoo perché non ho risciacquato bene. Invece è il prodotto che si deposita quando si va a utilizzare questo, è una posa che a contatto con le mani è fastidioso e neanche l'asciugatura, quindi l'evaporazione di tanto del prodotto che ci si applica, fa sparire questo effetto. Quindi tante volte quando ho utilizzato questo prodotto rifacevo lo shampoo praticamente il giorno dopo, e il giorno stesso in cui facevo lo shampoo utilizzavo questo, o facevo una coda, uno chignon, di modo tale da non sentire quella sensazione sgradevole a contatto con le mani quando andavo a toccare i capelli. Altro prodotto che esce da qua è un dentifricio della Elmex, Sensitive Professional, ripara e previene, clinicamente provato, dentifricio per un sollievo immediato e duratura alla sensibilità dentinale. Allora, io ero convinta di soffrire di una grave forma di sensibilità dentinale, poi mi sono resa conto che praticamente avevo il nervo del penultimo dente dell'arcata sopra, i cui nervi stavano morendo, e quindi avevo un dolore diffuso e molto, mi aveva sensibilizzato molto la zona, e non potevo né bere prodotti caldi, né troppo caldi né troppo freddi. E per anni, dico anni, ho provato prodotti per aiutare questa zona della... anni no, un paio d'anni però sì. Comunque ho provato dentifrici che mi aiutassero a evitare questa estrema sensibilità dei miei denti. Quando ero una ragazzina probabilmente ho sofferto in questa zona di sensibilità dentinale, ma quello che ho sentito negli ultimi 2 anni sicuramente non era il mio dente sensibile, ma sono da poco tornata dal dentista, ieri ho devitalizzato il dente, quindi sicuro non era quello. Comunque è un prodotto molto piacevole, pulisce bene, lascia una bella sensazione di fresco, e è facile da lavorare sui denti di modo tale da pulirli perfettamente, e mi piace anche il sapore. Altro prodotto che ho finito è della Yves Rocher, è un in italiano gel dolce al profumo ricreato di arancia candita e mandorle. Era un'edizione limitata da 200 ml. C'è ancora il profumo, facile da risciacquare, rimane morbido sul corpo. Tante volte questo l'ho utilizzato in palestra, perché queste confezioni molto piccole e slim sono facili da portare in palestra. Io dopo l'allenamento quasi mai ho l'abitudine di portarmi creme e cremine, perché mi scoccio sinceramente e vorrei tornare subito a casa a dormire, quindi
mi ha lasciato anche la pelle molto idratata, si risciacqua facilmente, la pelle rimane molto profumata. In più questo buon profumo di arancia non era sgradevolissimo. Altro prodotto che ho finito della Nivea, il gel detergente purificante pelli da miste a grasse, purifica i pori in profondità e rispetta il naturale livello di idratazione cutanea per una pelle purificata e ha dell'effetto opacizzante, allarga oceanica e idra IQ. È arricchito di alga oceanica e idra IQ, deterge i pori in profondità svolgendo una delicata azione esfoliante che riduce e previene l'impurità. Riduce gli effetti di sebo prevenendo l'antiestetico effetto lucido grazie alla sua formula purificante e allo stesso tempo rispetta il naturale livello di idratazione della pelle. Rivitalizza la pelle grazie alla sua formula con alga oceanica. La pelle intensamente purificata e opacizzata è straordinariamente liscia e morbida. Allora, l'ho provato, è da 150 ml, l'ho usato sia come prodotto di idratazione mattutina che come idratazione, come prodotto di pulizia serale. La mattina in cui la pelle ha accumulato un eccesso di sebo durante la notte, mi lasciava la pelle molto morbida effettivamente, che non mi tirava, abbastanza liscia ed esfoliata, non ho avuto particolari problemi di impurità quando ho usato questo prodotto di Nivea. La sera, per il fatto che aveva questi piccoli microgranuli in un gel quasi trasparente, aiutava a esfoliare il viso dalle impurità accumulate durante la giornata ed ha funzionato anche bene come struccante viso, ovviamente quando mettevo su fondotinta eccetera, quindi mi è piaciuto molto. Non ricordo neanche quanto l'ho pagato, ma sotto le 5 euro. Poi ho finito della Dolce Sguardi Leva Smalto Ultra Rapido Made in Italy formula Express senza acetone da 120 ml, lo pago 1 euro al negozio tutto 50 centesimi, per me è il miglior leva smalto al mondo, utilizzo sempre solo lui, anzi però mi sta finendo un'altra confezione, devo andare subito a provvedere per un acquisto. Poi ho finito della Deborah il mascara puro volume estremo, senza parabeni, siliconi, petrolati e fragranze. Mi è piaciuto abbastanza, l'ho utilizzato tutto, ormai non c'è niente più, l'ho messa anche un paio di volte nell'acqua calda per far sciogliere eventuali prodotti che erano rimasti accumulati alle pareti del prodotto. Mi è piaciuto tantissimo, buono, ho fatto una bella linea di poi. Poi ho finito, cos'è questo? Una penna, immagino che era una penna per le cuticole, ma non mi ricordo neanche più di chi era, forse era di Bottega Verde, sì, era di Bottega Verde, senza infame e senza lode. Preferisco gli oli naturali, tipo l'olio delle mandorle dolci, oppure l'olio extravergine d'oliva, forse l'olio extravergine d'oliva è quello che mi piace di più. Vado a cestinare uno di questi, c'era un po' di prodotto, insomma, cos'era? Vediamo l'odore. Forse un doccia schiuma, vabbè. Sono confezioni quelle là da viaggio, ormai si è tutto rovinato, lo tengo da parecchio. Questo tipo di plastica non è molto, non conviene molto usarla e riusarla. Io normalmente le utilizzo 5-6 volte e poi le vado a cestinare perché non è una plastica eccellente. Ho finito della Yves Rocher, un altro latte vellutante, questo era, latte vellutante per il corpo, sì, latte vellutante per il corpo alla Nude Coq, molto fresco e idratante. Non pensavo che il cocco potesse, allora a me il cocco come
alimento mi piace. Come surrogato o aggiunto ad altri alimenti, tipo come si chiamano? I Raffaello non mi piacciono, non mi piace la torta al cocco. Surrogati così all'interno di confezioni tipo doccia schiuma, creme, eccetera, neanche mi fa impazzire il profumo di cocco, ma in questo latte vellutante era miscelato al punto giusto perché era dolce ma non stucchevole, si sentiva il profumo di cocco ma non era esagerato, quindi mi è piaciuto tanto. Poi ho finito della cera di Cupra, ricette di bellezza pelle sensibile, crema viso protettivo, effetto dermo riequilibrante da 50 ml. È una crema che compro spesso e volentieri, la compro e la ricompro perché sono quelle creme di cui ci si fida. E mi piace usarla, non lascia l'effetto unto, si assorbe rapidamente, rimane idratata tutta la giornata. Io tante volte, quando mi ricordo la crema giorno, la uso anche la sera, ma è rarissimo perché mi scordo sempre di mettere la crema notte. Praticamente io la sera dopo cena, se non devo scendere, mi schiaffo sul letto che è alle vostre spalle, accendo o il PC o la televisione e buonanotte a secchio. Poi quando è finito, verso mezzanotte, l'una, quando decido di andare a dormire, sono già in pigiama, sfingo e ci vediamo domani mattina, quindi la crema viso non la metto mai. Dovrei ricordarmi, ma non riesco. Comunque, questo è finito. Poi ho finito della Bottega Verde, crema contorno occhi con argiline, pluride fence e estratto di mirtillo. Vediamo che cosa c'è scritto dietro. Vabbè, applicare fino all'assorbimento. Da 15 ml, una crema molto leggera, ma estremamente idratante. Mi è piaciuta molto perché il mirtillo mi ha sgonfiato abbastanza le borse, non so spiegarvelo. So che il mirtillo ha delle proprietà sulle vene, perché io poi lo uso anche come per aiutarmi per le vene sulle gambe, uso anche degli integratori arrivati in questo periodo, quindi mi ha aiutato molto a idratare bene la zona e a ridurre quelle piccole microvenuzze che mi segnano questa zona del contorno occhi. Mi è piaciuta, poi era in offerta da Bottega Verde, quindi ancora meglio. Vado a cestinare una lima in cartone che tenevo in borsa, ma ormai la grana è andata. Ho finito una cipria, la cipria che ho usato negli ultimi 2-3 anni, della Maybelline. È la Finiton Powder, non so in italiano, cipria illuminante perfezionatrice. Io l'avevo nella colorazione Dark Beige 42, me l'aveva regalata una mia amica, lei l'aveva comprata per sé, però lei era troppo chiara, quindi ho detto provala tu. Con un pennello molto largo non mi cambiava molto il colore della mia pelle, quindi l'ho usato tranquillamente. Ora lo vado a cestinare. Dunque, non male. Vediamoci un po'. Perfetta proprio, bella come una rosa. Vado a cestinare anche questo tempera matita della Essence. Ormai questo ce l'ho forse da 7-8 anni. Ho consumato praticamente le limette, non so come si chiamano, le cose dentro per temperare, non tempera più, anzi mi rompe tutto. Ho finito un correttore, questo era non mi ricordo più, Eofidra, sì, era dell'Eofidra, credo della colorazione beige, ma non ne sono sicurissima. L'ho anche, non so se si vede, aspettate, sì, credo di sì, l'ho anche scavato all'interno, veramente l'ho portato alla sua completa muerte. Mi è durato tantissimo, molto cremoso ma non estremamente seccante. Ovviamente l'ho usato solo sulle imperfezioni tipo brufoletti, macchioline, eccetera. Non mi sono permessa di usarlo qua, altrimenti mi sarei ritrovata con il contorno occhi tutto rigato, però come correttore di discromie favoloso. È stato anche eccellente come base ombretto. Un buonissimo prodotto. Poi Eofidra è un marchio che si vende in
farmacia e parafarmacia, quindi ha un livello di ingredienti un po' più elevato rispetto ai prodotti di profumeria. Ho finito lo smalto giallo di Kiko, questo non mi ricordo manco più il numero perché si è cancellato dietro, ma impazzì quando Chanel cacciò il mimosa. Io adoro il giallo, mi sta malissimo, ma io adoro il giallo sulle unghie in estate, inverno, non mi interessa. Quando aprì Kiko, no, non era ancora aperta a Salerno perché l'andai a comprare al Maxima, come si dice, Maximo? A un centro commerciale in una città vicino alla mia, entrai come una pazza furiosa, voglio il giallo, come quello di Chanel, no, sto scherzando, mi compare il giallo. Mi è durato tantissimo, mi piaceva tantissimo. Veramente lo usavo in estate e inverno senza problemi. Ho finito le liner di Kioti Sparì nella colorazione Noir. Io ero convintissima che fosse un nero nero nero, invece era un grigio molto scuro, grigio di Londra molto molto scuro, stracolmo di glitterini, e quindi l'ho portato alla fine, ma non mi è piaciuto. Per lo stesso principio del contenitorino di prima vado a cestinare anche quest'altro quest'altra jar da 50 ml, ormai l'ho usata troppe volte. Ho finito della, non mi ricordo manco più se legge niente, Miss Broadway, questo che era una base credo, se legge più niente, base multiuso, sì, una base multiuso da 10 ml, è finita e quindi la vado a cestinare. Nell'altra vedete spuntare la mia acqua termale di Vichy, ne è rimasto un po' ma si è rotto l'erogatore e quindi non spruzza più. No. Quindi la vado a cestinare, ci sono rimasta male perché qua dentro c'avevo, secondo me, ancora così d'acqua. Non è tra quelle che mi ha fatto più impazzire, però l'ho usata finché ha voluto funzionare, fungere. Poi ho finito, anzi vado a cestinare questo leva smalto a immersione della seta blu, Professional Istantaneo Quick Effect, leva smalto istantaneo di immersione, non contiene acetone, effetto rigenerante. Allora, questo prodotto da 70 ml, pagato 1,50 euro, sempre nello stesso negozietto dove compro anche l'altro leva smalto, l'ho usato tantissimo. C'è la sua spugnetta dentro, lo vado a cestinare, oddio come puzza, meno male che è senza acetone, lo vado a cestinare perché l'ho usato tantissimo, la spugna all'interno si è praticamente disintegrata, non funge più, quando immergo il dito non mi aiuta a togliere lo smalto, ma l'ho usato tantissimo, più che altro lo tenevo per quei momenti di emergenza, non so, come in questo caso ho le unghie molto disastrate che si sta togliendo lo smalto a pezzi, però considerate che capita qualche volta che appena fatta la manicure pa, e ti fai un'unghia, quindi invece di togliere lo smalto inserivo un attimo il dito, facevo prima, quindi l'ho usato più che altro per questo. Poi aveva un po' di olio o qualcosa del genere all'interno perché lo sentivo molto unto e idratante sulle cuticole, questo mi è piaciuto tanto. Poi ho finito della Ultra Dolce Garnier, il balsamo crema, la camomilla e il miele, schiarisce e ravvive i riflessi senza parabeni, estratti naturali, capelli chiari, 200 ml, adoro i profumi di questi prodotti. Anche questo mi è piaciuto tanto. E ho finito anche lo shampoo della stessa linea. L'ho usato quasi più o meno nello stesso periodo. Ho finito prima il balsamo e poi lo shampoo, tutto al contrario, non mi ricordo. Però è uno di quei prodotti che compro e ricompro a rotazione con altri che mi piacciono molto. Poi ho finito della Clinianth, azione quotidiana, Hydra Basic, gel detergente rinfrescante con minerali e acqua di tè bianco, pelli naturali miste,
Un gel detergente, la seconda volta che lo acquisto, mi è piaciuto molto. Molto dall'effetto, accende la mattina, molto refresh, ti risveglia un po' l'anima. Poi ho finito le goccine asciugasmalto della linea Manicure di Bottega Verde. Forse tra quelle che ho provato è quella che mi idrata di più e mi secca di meno le cuticole. Poi ho finito della My Mask, una maschera estratti di mirtillo nero, canna da zucchero, acidi naturali della frutta, per pelli miste impure, rimuove le cellule morte e le impurità. Era una maschera peel off, divertentissima da utilizzare, mi è piaciuta molto. E della Voco, della linea Viola, ho finito la crema mani al pantenolo e vitamina E. Mi sa che ce n'è un'altra confezione da qualche parte in casa, che prima o poi diventerà mia. Questa è da 50 ml. Avevo in casa questo shampoo della Fructis Garnier for Fighting Shampoo Daily Care for Normal Hair. Da 50 ml, secondo me, un momento in cui panico, non avevo più shampoo, l'ho trovato, l'ho utilizzato. Fa una bella schiuma, deterge bene il cuoio capelluto, non aggredisce troppo le punte, si risciacqua facilmente e lascia anche un bel volume. Per quanto riguarda shampoo fortificante, quindi anticaduta, non vi saprei dire, perché a parte che in questo periodo ho, non so, forse un po' una caduta un po' anomala, ma credo perché quest'inverno non ho fatto la mia solita cura con cioè Emiliano a fianco ci sta stiracchiando con l'integratore alimentare che utilizzo della Kiotis, quindi ho una caduta eccessiva e 50 ml, non ho potuto vedere se era effettivamente anticaduta. Poi ho finito della Jafra il mio contorno occhi preferito degli ultimi 32-33 anni. È della Jafra Beauty Dynamic. Adoro questo prodotto. Se volete sapere perché adoro questo prodotto, giù nell'info box trovate la recensione. E ho finito anche un quad di ombretti della Caroline R. Non so neanche che numero sia. Dentro c'erano 4 ombretti, 2 blu di 2 finish differenti, un azzurro sbrilluccicosissimo e un bianco che era un tripludio di pearlescenze. Ho adorato questo quad. È un quad che mi ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Lo adoravo, mi è piaciuto tantissimo e l'ho portato a compimento. Ok, scusate il video lunghissimo, le due buste sono vuote e sono contentissima di aver tolto di mezzo queste due bustone, di aver smaltito tutti questi prodotti e anche diversi prodotti di make-up, che è difficile, ragazze, smaltire prodotti di make-up. Ora vi devo salutare. Disturbo un attimo la scimmietta, eccolo qua, stiamo dormendo. Scimmietta saluta. Ciao ragazze, io ritorno a fare la nonna. Elisa mi ha disturbato. Ti voglio bene, scimmiettolina. Io vi mando un grosso bacio, anche a Melì vi mando un grosso bacio, vi diamo appuntamento al prossimo video e in gamba. No, non vuole stare, ha sonno. Ciao!